Prima novità quest'anno dell'azienda Ambrogio Giovanni Folonari, sicuramente lo stand. Nuovo vestito, molta luce. Giovanni, questa decisione? Sono passati 6 anni, quindi bisogna rinnovarsi, no? Primo. Secondo, questo colore chiaro fa risaltare il vino rosso e quindi abbiamo fatto questo cambiamento. Che cosa ci puoi raccontare invece del Vinitaly? Grande novità è che noi quest'anno nel nostro stand il Sangiovese è protagonista e siccome lo è veramente poi nella vita di tutti i giorni per noi toscani, abbiamo voluto dargli uno spazio particolare. Una parte aiutato anche dallo stesso consorzio del Chianti Classico, con l'avvento di questa nuova denominazione consortile che si chiama Gran Selezione. Questo vino che è la Forra, che è un Chianti Classico, che è già da tanti anni che è sul mercato, noi abbiamo cominciato a farlo nel 1980, che però da quest'anno è diventato Gran Selezione, per distinguere questi vini di fascia altissima, che devono essere prodotti da uve che provengono interamente dai propri vigneti. L'altro vino, che è sempre a base di Sangiovese, è un cru di Cabreo. Cabreo è un nostro vino cosiddetto super toscan che noi facciamo da tanti anni, dal 1982 per la precisione. E il Nino, nome del mio nonno a cui è dedicato, è un Sangiovese al 90% con 10% di colorino, quindi un altro vitigno autoctono tipico toscano. Senti, a me piace molto questa cosa che tu ogni anno ci ricordi, cioè questo legame comunque molto con la terra, non soltanto dal punto di vista della produzione, ma anche proprio del consumatore. Sei sempre molto attento anche al mercato italiano? È fondamentale, è il nostro paese, noi siamo italiani e poi è la vetrina per il mondo, quindi se io sono americano o tedesco e compro un vino nel mio paese, poi vengo in Italia, nella zona di produzione di quel produttore e il vino non c'è, mi faccio delle domande, insomma, dico forse l'ha fatta apposta per me e agli italiani non piace, questo non è un bene, quindi noi dobbiamo rappresentare i nostri prodotti nel nostro paese e poi venderli all'estero. Senti, oltretutto il vino è anche un ottimo strumento per conoscere un territorio e voi in azienda, insomma, mi sembra che siete molto attivi anche in questo. Direi proprio di sì, infatti noi adoriamo il nostro territorio, che in questo caso è la Toscana. La Toscana è una regione che ha un grandissimo potenziale per creare vini con identità. Identità in un vino oggi è la chiave. In Italia stessa la qualità media è elevatissima, con tutti i vini che ci sono al mondo, e in Italia non ha senso creare un vino che non ha carattere, che non ha stile, che non ha identità. È logico che ci sono delle varietà come il Sangiovese, che è un vitigno autoctono da gran potenziale. Noi puntiamo molto su questo vitigno, però puntando sul territorio, se un vitigno internazionale ci mette in grado di produrre un vino con una forte identità, perché no? Quindi noi abbiamo vini come il nostro Pareto di Nozzole, che è un Cabernet in purezza, ma ha una forte identità toscana, nonostante sia un Cabernet, e poi dei vini tradizionali come il Brunello di Montalcino o il Chianti Classico o il Nobile, che sono vini a base di Sangiovese, quindi un vitigno che ha già di suo una forte identità perché è un autoctono toscano. Ecco, l'ultima cosa, l'ultima curiosità, ma se tu dovessi dire quest'anno chi è stato lo straniero più curioso verso il vostro prodotto? Beh, come sempre gli americani. Gli americani sono molto appassionati dell'Italia in generale, molto appassionati di vino, amano l'eleganza e l'identità dei vini italiani, molto anche perché amano la cucina italiana. Siccome per fortuna sono usciti da questa crisi che li ha coinvolti per qualche anno, c'è molto più entusiasmo da parte loro e di conseguenza sono tornati alla carica e sono molto curiosi di assaggiare i nostri vini e le nostre novità. Quindi noi brindiamo con questo vino. Bene. Salute. Sembra giusto. Salute. Evviva.